I profili falsi su Facebook ci saranno sempre. È triste dirlo, ma al tempo stesso è risaputo dirlo e non mi faccio alcun scrupolo, ve lo confido, che purtroppo al giorno d'oggi i profili su Facebook ci sono, ma non solo al giorno d'oggi, ma ci saranno anche tra 10, 15, 20 anni di tempo, perché moltissimi esseri umani non pensano alle proprie azioni, o meglio, non pensano alle proprie conseguenze. Infatti, vi dico che se una persona va a creare un profilo falso su Facebook e lo utilizza traendone un vantaggio, sta letteralmente violando la legge perché sta creando un profilo che non deve ed è un reato. Il reato in questione, vi ricordo, che si chiama sostituzione di persona. Quando una persona appunto si va a sostituire ad un'altra, ne prende, o meglio, ne assume le generalità, mette una propria foto appartenente alla persona che in realtà esiste e si spaccia per quella determinata persona che va a incarnare. Ciò ovviamente non è bello, ciò ovviamente non è positivo, ciò ovviamente non si deve mai fare perché. Punto interrogativo, perché ripeto nuovamente che bisogna rendersi conto di quello che si va a compiere. Molti, ripeto, moltissimi esseri umani continuano e continueranno a creare profili falsi. Io non parlo di profili falsi di persone sconosciute, sì, anche di persone sconosciute si continueranno a creare profili falsi, ma soprattutto di personaggi famosi. Io ho fatto una prova su Facebook, ho scritto il nome e il cognome di, per esempio, Gerry Scotti, per esempio Gianni Gnocchi, per esempio Michel Hunziker, per esempio Brian Rodriguez, per esempio ancora Maddalena Corvaia, per esempio Silvio Berlusconi, per esempio Romano Prodi, insomma, di tutti i personaggi famosi che esistono in Italia, esistono più profili, quando in realtà e in teoria dovrebbe essere uno solo il profilo vero, nonché reale, di un determinato personaggio famoso, di un determinato personaggio pubblico. E ricordo a tutti che, scusatemi per lo sbadiglio, che la certezza di vedere un profilo falso e di un profilo vero sia quando c'è il segno di V di spunta, di V piccola di verifica, tramite il segno di spunta di verifica si sa per certo che quella determinata persona o fanpage è reale ed è gestita, o meglio, per meglio dire, dietro c'è l'effettivo VIP, Very Important People. Bene, questo sarebbe quanto. Io dico a tutti quelli che continuano a crearsi dei profili falsi su Facebook: non vi rendete conto, non vi rendete conto. Termino qua. Perché ripeto nuovamente che creando un profilo falso su Facebook si può eventualmente incorrere nel tristissimo reato che si chiama, nella fattispecie concreta, sostituzione di persona, quando si va a sostituire una persona ad un'altra e ciò non deve essere fatto, compiuto. Grazie, il video termina qua, un saluto e a presto.